Siamo a Teano, provincia di Caserta, in un'azienda modello dove ci sono molti elementi di modernità. Non poteva mancare la parete frangivento, fatta con una specie molto diffusa in Italia, l'olivo. Chiariamo una leggenda metropolitana. Le pareti frangivento, costituite da un monoasse, possono essere realizzate con tutte le varietà. L'importante è la scelta varietale giusta per fare anche un buon olio, perché queste pareti sono a duplice attitudine. Producono delle ottime olive e proteggono i nostri frutteti dalle raffiche di vento violente e freddo. Qui richiamiamo alcuni principi del monoasse. La cosa semplice è cominciare a trapiantare queste piante disposte a una distanza una dall'altra non più di 2 metri. Gli altri elementi sono dei fili e dei pali tutori. Noi lungo il palo tutore inizialmente andremo a legare quello che potrebbe essere il leader della pianta, quindi questa è un'operazione che possiamo fare su tutte le varietà, e assecondare lo sviluppo delle secondarie, cioè di quelle che si dipartono lateralmente. Quelle che si dipartono lateralmente, anche se sono vigorose, avendo degli angoli di inclinazione aperti, tenderanno a ridurre l'attività vegetativa, mentre l'attività vegetativa e quindi di accrescimento si concentrerà lungo l'asse. Ovviamente a partire dal terzo o quarto anno, piccoli interventi di potatura diretti sui laterali serviranno a creare un equilibrio con il monoasse. Dopo aver impostato la pianta e individuato il leader che si svilupperà lungo il percorso del tutore, e una volta svettato, dopo i 2 metri, 2,5 metri, andrà avanti da solo, perché comunque c'è una sorta di dominanza apicale, quello che è importante è gestire un po' le ramificazioni della base, dove infatti pratichiamo dei raccorciamenti dei rami vigorosi. Inevitabilmente da questi raccorciamenti monconi fuoriesce della nuova vegetazione che andrà verso la produzione. Basta entrare all'interno e portare via i rami più vigorosi e dare la possibilità alla pianta di rinnovarsi. Questo sarà l'esercizio da fare con dei piccoli interventi annuali o addirittura ad anni alterni. La parete avrà un suo incombro massimo di 1,5 metri, 2 metri, ma quello che è importante è alleggerire la parte basale per dare la possibilità alla cima di svettare e quindi costituire una parete almeno alta dai 5 ai 6 metri.